Prendono servizio oggi, lunedì 22 febbraio, i 19 medici e infermieri che la Lombardia ha deciso di inviare in Umbria per rispondere alla richiesta di aiuto urgente della regione. Gli 11 infermieri, 7 anestesisti, rianimatori e lo pneumologo lombardi sono operativi da oggi negli ospedali di Perugia e Spoleto, dove saranno a disposizione per 2 o 3 settimane. In particolare a Perugia, 5 medici anestesisti, rianimatori e 9 infermieri. A Spoleto, 2 rianimatori, un medico pneumologo e 2 infermieri. Si tratta di personale che viene da Milano, Lodi, Bergamo, Cremona, dal Policlinico San Matteo di Pavia, da strutture cioè che hanno maturato grande esperienza nella gestione della pandemia. Il contingente è arrivato questa mattina al Santa Maria della Misericordia, accompagnato da Guido Bertolaso in qualità di consulente della presidente dell'Umbria Donatella Tesei per l'emergenza Covid. Un valore aggiunto per la nostra sanità, così la governatrice dell'Umbria Donatella Tesei ha definito l'arrivo del personale altamente qualificato dalla Lombardia, un aiuto prezioso in questa fase che l'Umbria sta affrontando, sicuramente impegnativa, con la regione colpita dalla diffusione delle varianti inglese e brasiliana. Il personale lombardo ha tenuto un primo incontro con la sanità regionale nella sala conferenze del Santa Maria della Misericordia. Ad attenderli anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Marcello Giannico, il direttore regionale alla salute, Claudio Dario, e Guido Bertolaso. La governatrice Tesei ha ringraziato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al welfare, Letizia Moratti, perché hanno risposto subito alla richiesta dell'Umbria. Mi ha fatto molto piacere, aggiunto, il fatto che hanno voluto precisare che questa loro disponibilità è quella che vogliono ricambiare con il paese, anche perché loro sono stati aiutati nel momento in cui avevano avuto bisogno, nelle difficoltà. Se poi i sanitari lombardi rimarranno per oltre i 15 giorni previsti, si vedrà, ha detto la Presidente, precisando che c'è anche la loro disponibilità, ma in questo momento la sanità umbra sta anche esaminando la lista ormai completa prevista dal bando della Protezione Civile Nazionale per vedere i vari profili di chi ha aderito alla chiamata. Dopo la conferenza stampa, il personale è stato accompagnato all'interno dell'ospedale da campo che, come ha sottolineato la Presidente Tesei, è pronto e completo e quindi i sanitari potranno essere utilizzati anche per questo, come previsto nel programma di supporto all'azienda ospedaliera di Perugia, di cui costituisce oggi una parte integrante.